Ciao a tutti Glue Family, bentornati in un mio nuovo video. Vi assicuro questo sarà un video veramente veloce e incisivo sulle tendenze dei costumi da bagno 2019. Quali modelli scegliere, quali colori comprare. Siete pronte? Numero 1. Costumi retro. Se ancora non avete comprato un costume da bagno che richiami il modello vintage, rimediate subito perché l'avete capito, la tendenza è questa. Potete optare per un costume da bagno con una scollatura tipica degli anni 50. Potete scegliere sia un bikini ma anche un costume intero o a tinte unita oppure con una fantasia Vichy. Questo costume che vedete riassume un po' tutto quello che ho appena descritto. Scollatura anni 50, fantasia Vichy, ma ci sono anche le ciliegie, quindi un po' pin-up. Le spalline sono regolabili e può essere usato anche come body. Costume ad alta vita. Così come per i jeans ad alta vita, il costume ad alta vita può essere un ottimo alleato per andare a delineare la vostra figura e contenere le forme. Attenzione, se si ha un po' di pancetta può anche andare ad enfatizzarla. Per il resto via libera al modello che preferite e al colore che preferite, ma se volete rispettare la tendenza precedente e quindi unire il tutto, sceglietelo a pois. Costume con volant. I volant quest'anno li vedrete veramente ovunque. Non sono altro che un alleato per poter andare o a enfatizzare oppure a nascondere i punti strategici del vostro corpo. Se sono sul seno vanno ad aumentare il volume otticamente, se sono sui fianchi vanno a nasconderli. Quindi direi proprio che sono utili per nascondere eventuali sproporzioni. Costume con cintura in vita. Il mio trend preferito in assoluto. Fateci caso, ma ora tutti i costumi, quasi tutti i costumi presentano una cinta in vita, che anche in questo caso può essere veramente un dettaglio strategico per andare ad enfatizzare il vostro punto vita. È un modello che può stare bene veramente a tutte. Questo dettaglio lo potete trovare sia su bikini che su costumi interi. Costume leopardato. Per questa tendenza dico solamente due parole. L'anima di R ha veramente rotto le... Ma non c'è niente da fare, lo vedremo anche in ambito di costumi da bagno. Costume fluo. Le più estrose lo ameranno, le più timide lo odieranno, ma mi dispiace, anche lui è presente. Piccolo consiglio, almeno per il mio gusto personale, scegliete dei modelli molto semplici per poter evitare l'effetto too much. Sarà comunque perfetto per andare a valorizzare la bronzatura. Extra, piccolo extra, il kimono. Questo non appartiene proprio alla categoria dei costumi da bagno, ma fidatevi che lo vedremo veramente tantissimo. Se volete un video con diversi outfit per la spiaggia, per andare al mare, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Sceglietelo in pizzo o a fantasia, vi assicuro che sarà un ottimo alleato per poter girare in spiaggia o sotto al bar sorseggiando il nostro drink senza farci sentire a disagio, ma facendoci sembrare molto sexy e soprattutto eleganti. E niente Glue Family, spero che questo video vi sia piaciuto e che queste tendenze vi siano utili per l'acquisto del vostro costume da bagno. Fatemi sapere quale tendenza è la vostra preferita oppure se l'avete già comprato il costume da bagno. Se non volete mai perdervi nessun tips, nessun outfit, nessun consiglio, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like ed entrate a far parte della vostra community su Facebook, senza soldi ma alla moda. Potete seguirmi anche su Instagram e vi lascio tutti i link utili nell'info box. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!